Restiamo in tema Marvel, perché i fan che prima di giocare a Lego Marvel Avengers volessero recuperare il capitolo precedente, ovvero Lego Marvel Super Heroes, beh, possono ricorrere alla versione mobile, ad un prezzo 10 volte inferiore rispetto alle controparti per PC e console. Si tratta questo di un porting piuttosto fedele, con grafica HD, che i controlli touch tramite pad virtuale aggiunge anche le swipe, per attivare i superpoteri ad esempio. Tantissimi livelli e quasi 100 i personaggi giocabili. Ne manca qualcuno rispetto alla versione console, ma direi che non è un problema. Ognuno con abilità particolari e ognuno sbloccabile in game, senza dover per forza ricorrere agli acquisti in app, che sono totalmente opzionali. Poca spesa, massima resa, insomma. Sull'onda di LEGO Marvel Avengers, invece, è uscito sì un gioco mobile, ma che non ha nulla a che fare con l'universo LEGO, bensì sembra più un'operazione di ringiovanimento dei Vendicatori, un po' come X-Men all'inizio lo è stato per i mutanti. Si tratta di Marvel Avengers Academy, un gioco gestionale, in cui il direttore dello SHIELD, Nick Fury, si trova a fondare una nuova accademia popolata dalle versioni teenager degli eroi Marvel, con tutti i problemi che ne conseguono. Lezioni da seguire in classe, lezioni di combattimento per apprendere l'utilizzo dei superpoteri, allenamenti sportivi e ovviamente anche i primi appuntamenti all'interno del campus.